qualcosa da bere qui nel tavolo, vista l'ora, se mi volete un attimo rinfrescare intanto che parliamo, potete servirmi. Grazie, provo a essere telegrafico. La premessa è che vedo passare su questi smartphone una precisazione sulla questione della veglia di Caserta del direttore Fericore, che è un bolognese, e l'appello contro il sindacato, contro il direttore, non è stato firmato, è stato firmato dalla UIL, dalla UGL, cioè dal sindacato dei polverini, e dai Covas, non è stato firmato dal CGIL CISL. Da Cislino, la dico così. Ma questa è la premessa. Io faccio telegraficamente due punti che sono sottolineature, quello che volete. Uno, questione generale. Avverto un senso di impotenza quando ascolto ragionamenti consolidati nel tempo sul debito pubblico, sull'inflazione, su quelli che sono i mali storici. Perché mi sembra che alla fine i paesi che stanno provando a uscire dalla crisi o che sono usciti dalla crisi sono quelli che hanno stampato carta moneta, che hanno fatto inflazione, che hanno fatto deficit, e mi sembra che più o meno tutti quanti, dal Giappone alla Cina, Obama è stato il primo, adesso arriva anche Draghi, hanno questa ricetta, che è il contrario del passato, cioè il mostro sacro dell'inflazione diventa in qualche modo un animale che cerchiamo di inseguire ma non raggiungiamo più. Quindi si stanno un po' rovesciando i paradigmi. Allora io con la premessa disincantata che sto facendo, avverto, e qui vado al punto, che tutti quanti i nostri problemi hanno una radice europea, perché alla fine noi non decidiamo niente. Io non ho ancora sentito stasera la parola Europa, e questo è l'unico punto che ti faccio in questo intervento eccellente, eccellente, che hai fatto. Perché se tutti i problemi sono europei, la domanda provocatoria, ma perché bisogna stimolare un dibattito, è che senso ha la politica di Renzi che ogni giorno si scaglia contro l'Europa? Dove ci vuole portare? Lo dico in modo provocatorio. Ma mi verrebbe da dire dove ci vuole portare con la guerra in Libia che stiamo preparando, perché non ho ancora capito, ma qui divento pacifista, cosa andiamo a fare in Libia? Andiamo a difendere chi? L'ENI? I pozzi dell'ENI, che è un'azienda privata al 90%, solamente al 10% posseduto. Questo per dire che, insomma, secondo me il tema europeo è un po' troppo sottovalutato dentro questa cornice assolutamente sì, eccellente che sta portando avanti il governo. Punto numero due, fusione. C'è un dibattito in corso, con posizioni diverse, ma questa è una ricchezza. Allora, uno che arriva qui, ti ascolta e tu dici le fusioni. Allora io che ti ascolto dico, ma chi ce lo fa fare di fare la fusione? Perché un'osservazione, e lo dico ovviamente con la solita tono provocatorio, ma per stimolare, una delle osservazioni che ci siamo fatti nei nostri ragionamenti è, vabbè, ho capito, ci sono dei buoni benefici economici, ma alla fine finiscono. E quindi se finiscono, tanto vale che non ci droghiamo, viviamo col nostro saio. Non ci droghiamo e alla fine, fra 10 anni, non avremo problemi di abbondanza perduta. Allora io ti inviterei a sviluppare questo tema per evidenziare quali possono essere davvero i vantaggi e le motivazioni da offrire sul tema fusioni, uscendo, visto che siamo in un comune di 18.000 abitanti, dal comune di 36. Cioè, ho capito che i 36 abitanti vanno fusi con il comune di Fiano, che probabilmente ne ha 50. Però qui in Emilia Romagna, non solo Bologna, ma in Emilia Romagna siamo su un altro film, siamo su un film di comuni di migliaia di abitanti. Allora io ti chiederei di sviluppare il tema del perché dentro a questa cornice di riorganizzazione istituzionale che il governo Renzi sta portando avanti, con coraggio e innovazione, facendo delle robe che nessuno in passato ha fatto, chiusura delle province, città metropolitane, eccetera, eccetera. Perché bisogna fare le fusioni ai comuni al di là di quel comunello di 36 abitanti? Ho finito.